Raggiornamenti sui lavori, è poeta esente a Pirofila, adesso assessore, e dopo il musetto abbiamo scolato. Ciao. Ovviamente a luglio il musetto. E lei un piatto estivo, più fresco di quello, cosa ho dovuto mangiare? Un po' di trippa. Ma è stato che quasi quasi, e fermo domani qui. Pensa che mia caprese fosse un musetto, ma sarebbe musetto, ma sarebbe musetto. E vi fa una buona così, ecco sempre fatta a me. Chi sei che metti i pomodori sulla caprese? Chi che campi? Sti capitaisti. Chi che vi ha detto che sono pronto io? Bentornati a Radio Noi. Benvenuti su Radio Noi versione femminile. Bentornati a Radio bentornati Noi. A Radio bentornati Noi. A Radio Noi. Ciao a tutti, bentornati a Radio Noi. Va bene, benvenuti al Podcast Plus su Spotify. Siamo ancora in compagnia di Francesco Baruto. Esatto. TikToker so nella vita. Nonna dentro. Anche. No, mi sa che sei il contrario. Nonna nella vita e TikToker nel tempo libero. La prima cosa che è nata un po' a telecamere spente e microfoni spenti è che ci ha detto che lui non ha mai riguardato un suo video. No, nemmeno uno. Anche se lo ascoltano o i miei amici o qualcuno che ho vicino, proprio me urta il sistema nervoso. Perché sentire la mia voce registrata è una cosa che non... Non riguarderai neanche il nostro? Beh, questo sì, perché è una cosa che non posso sapere com'è venuta. Ha paura che postiamo qualcosa di strano, ragazzi. Però quando posto un video, non sarà successo una volta che forse l'ho riguardato perché avevo fatto un errore, ma se no... E dunque non li monti neanche tu? No, li monto, però li monto muti. Non ci posso credere. O col volume proprio basso, giusto da capire che taglio fare e basta. Fantastico. Perché a parte che i video che metto io sono quasi sempre improvvisati, perché non scrivo mai nulla. Quindi più Piccolo, o meno andate d'accordo. Questo ti fa onore. Vedi tu. No, penso che se io avessi un copione non riuscirei mai a farlo così naturale. Perché sì. Io mi imbalbo se scrivo. Sennava troppo costruita, sennò. E che prova sempre. A però scrivere. Purtroppo vedi. Ci sono io e gli dico Nicola, dobbiamo avere qualcosa, almeno un canovaccio, per favore. Si sta tranquilla. Questi sono i miei punti della puntata. Volete vedere i miei? Vabbè. Pensavo che te avessi scritto poenta. Pure i miei. Un po' diversi. E scrive il tempo di accottura. Ecco. Sì, siccome quando che mia nonna mi dice sempre che alla prova del cuoco fanno vedere la ricetta all'inizio, no? Gli ingredienti, ma le fanno vedere per così poco tempo che non te riesci a segnarli. Ah, te scrivi prima la ricetta del pasticcio, ti vedi solo farina 500 grammi. Esatto. Te devi fare una fotografia. Sì, adesso vai a interpretazione, no? Te arrivardi a replica, se no. Ma la prova del cuoco è a guardare qui era clerici, adesso ormai... Sì, che ne fai di curia, può essere che sia benedetta, te può pensare se vado da clerici, ormai? Io non so neanche di cosa stiamo parlando. Ma come? Ecco. Io sono ignorante, mi sono fermata a 100 vetrine. Beh, no. Io qui, peccacchio che abbia finito. Quello lo guardavo. Anche Beautiful, non sei tante puntate, però... Da chi 25 e 30 anni. Ma a un certo punto ho smesso di guardarlo e poi quando l'ho riacceso erano capiti tutti gli attori. No, sono sempre quelli, se chi si invecchia. No, dai, sono cambiati, non è possibile. Cioè, non c'era più nessuno. Credo. Sono quelle soap opera che puoi smettere di guardarle per quella per quei 7-8 anni, poi ricominci, più o meno li trovi lì tutti, sì, ancora. Sì, invecchia o... Sì, però uno stava con un altro, figli dispersi, mariti, cose strane, si capisce. No, devi prenderla come una storia nuova. Ah no, la mia nonna, guarda, che me l'ha fatto guardare quando è stata recessiva. Ciao. Ciao. Il segreto. Mi ricordo ancora la prima puntata. Che era tutto organizzato, il pomeriggio è... So canali 5, che sei, uomini e donne... anzi prima una vita uomini e donne il segreto ciò è tutto in Sky. Ma no, per mio nonno guardi i western invece lì che sì. Quelli tutta una storia anche lì ciò. Mio nonno diceva pistoie che corre e cavai che spara i western e i suga a carte ciò a briscoe e garaso e solitario è solitario non ho mai capito come funziona neanche quello però mettiamolo tra le cose che non ancora capire. Quello non so neanche come che funziona. No, perché è più bello insieme. Perché... Ma si sa da soli, poveretti. Quello che resta. Se non andiamo a trovarli, è su parole, perché non andiamo a trovarli.
Tete a serchi? Da piccola io giocavo con cavacamicia. Ah sì? Cavacamicia? Cavacamicia è una roba. Pardon. E se vi dico pampagliugo? Pampagliugo, pesca il pampagliugo. Non puoi battere i nonni a briscola. No. No, è impossibile. Iga tutte mosse? E l'occio e a spaia? No, ma loro sanno già le carte perché mi hanno spiegato che si ricordano quelli che vanno giù. Eh sì, se dunque, quello è il segreto. Vabbè, ma io ti pare ciò che devo stare a ricordarmi. Comunque sanno già che carte sono rimaste, io arrivo alla fine e mi dice le carte che ho in mano. E nel frattempo contano i punti che fanno loro, i punti che fai tu. Ma non c'è divertimento a giocare perché sono quelli più bravi ad imbrogliare. Perché hanno esperienza. Sempre che l'interfaccia vincere apposta, perché tante volte. Ogni tanto, perché sennò è brutto che vincano sempre loro, cioè non ti diverti più. Tutte le volte che ho vinto a briscola contro mio nonno, penso che mi abbia lasciato vincere apposta. Idea. Che poi ti tolgono la suspense di vedere come finisce la partita, perché tu a un certo momento ti mancano 3-4 mani, butti giù una cosa, la prendi tu e lui ti guarda negli occhi e ti dice: ho vinto io. Ho vinto Toso. Vedi. Oppure se tutto mio. Se tutto mio. Sì, questo dice anche a me. Ascolta, metti zo. Ma non abbiamo parlato di una cosa, avete parlato di cibo. Ma non abbiamo parlato di quanto ci ingolfano i nostri nonni. Perché tu devi sapere che noi siamo spesso ospiti da una nonna in particolare, che è la nonna di Nicolò. Sì. Non puoi alzarti da tavola se non hai mangiato l'antipasto, il primo, il secondo e il dolce. Ma il problema è che è tutto buonissimo. Tu vuoi mangiare tutto. E tanto. Li ha detti a singolare, tutto. Ma in realtà se gli antipasti, i primi, i secondi, il dolce. Ma è fantastica. Cioè, è la nostra nonna veneta tipica, è fantastica lei. Perciò. Una volta sola ho provato a dire che volevo una fetta sola di salame grigliato. Ma non l'avesse mai fatto. Scommetto mai che ne avvi in più maniera da tuo nonno. No, aspetta, no, non è andata così. Anche sue. Purtroppo è stata la seconda qui impiattato, quindi tutti quelli dopo sono beccati tre fette dalle due che metteva. Quello che se cucina a andare finio. Sei impiattato lato corto. Però io è fantastico, se andare a mangiare della nonna, anche della mia, penso sia una delle cose più belle sì. Che si possa fare, cioè, veramente. È proprio classica nonna veneta, nel senso che è spignata sempre, sì. Non si siede a tavola, è spignata, fa st'altri. Sì. E se sente che era da una sforchettata, passa a alzare e andare a menare quel che era attorno. E gli dice, ma no, siediti, ma sei, no, non ho fame. Non ho fame perché go magna snasando la roba. È vero. Ma a parte che è vero, perché anch'io tante volte quando cucino, specialmente c'è stato un carnevale che avevo fatto le frittelle, ho frittegato talmente tanto, ma tanto, che non ho mai neanche una, perché solo vedere che mi veniva il stomaco. Vomito. No, io con la nonna facevo i galani, non le frittelle da anche piccola. Anche me l'ho fatti. Però... E qua graspa... E mago imbriaga, fritegando e evaporato da graspa. Sì, però io li mangiavo tutti, non facevo il tempo a venire di friggerli che io li mangiavo. Sì. Mamma mia, che ricordi, ragazzi. L'ultimo giro di frittelle della nonna Laura, che a questo punto salutiamo. Mia. Ciao nonna Laura! Ciao Laura, ieri a scuola con me. E ora... Butto sereti. Il tuo giro di fritto e arriva là e fa... Mara, queste sono le uova che devo usare. Erano 32. Eravamo in... 10. Erano così, ma erano buone, dunque le abbiamo mangiate. E ripiene, ripiene. Ripiene di crema, solo che le abbiamo mangiate dopo gli antipasti, i primi e i secondi. Però le hai mangiate lo stesso, perché cosa fai? Sono lì, sono buone. E assito lì, no? Aspetta, in tutto ciò non abbiamo parlato del vino del nonno, però. Perché se il nonno, orgoglioso, giustamente. Con una peculiarità al vino del nonno Silvano, che è quella di... provocare un innalzamento della glicemia ancora prima del tasso alcolemico. È il vin fatto in casa? Sì. Ah beh, ora... Perché che piace dolce. Ciao. E anche a noi piace dolce. Poco alcolico, ma dolce, perché lo toglie prima della fermentazione. Ah beh, giustamente. Quindi... Giustamente. Ora, certi miei amici lo soprannominano l'aranciata. Aranciata perché la bevono anche i bambini. Vabbè. Allora lo salutiamo di tutti i nostri nonni, allora. Sì. Ciao nonni. Perché mi sa che dopo qua vi mette tutti in riga. Sì, questo piccolo pezzo di video audio non sarà mai mostrato. Aspetta che lo vedano i nonni. No? Ma un'altra cosa di cui non abbiamo parlato dei nonni sono, secondo me, tutte le filastrocche, le cantilene, i detti.
che abbiamo accennato un po' prima, ma tu che fai ricerche un po', uno dei più, belli, di più... Che ne sei tanti, adesso è filastrocca ricordarsi, beh, che sei questa che penso che ha conosciuto tutti, Vanti col Cristo che ha processato Singruma, e dopo che ne sei dei filastrocche, adesso mica ne avevo anche, come contava Menoni, che non... se fosse scritte, come che detto prima, sarebbe un miracolo. No, è vero, cioè, che bisogna scriverle, sì, io volevo scriverle anch'io, però poi tra una cosa e l'altra non le ho più scritte, e quando è mancato poi mio nonno, no, cioè, e ti mancano delle cose che, tipo, un sacco di filastrocche ci raccontava, e mancano. Sì. Cose che mancano. Sai cosa ho fatto? Io ne ho parlato oggi con la mamma mentre tornavamo a casa, quasi mi mettevo a piangere. Io avevo un prozio che era il fratello del nonno, ma siccome mio nonno, quando io ero piccola, ha avuto un ictus, è stato mio nonno, praticamente. Portava in orto, zappavo, cioè rendetevi conto. Anni che furono. La Nicole con la zappa. Cioè, vi rendete conto? WhatsApp, ma non è WhatsApp, WhatsApp. E io, quando lui è stato male, ho fatto questa cosa, siccome andavo là tutti i giorni, lo registravo. Dunque devo spostare questi video perché ho una ventina di registrazioni dello zio che mi racconta della guerra, che mi racconta di storia, e penso che sia una cosa che dovremmo provare a fare, insomma, tenere un po' di ricordi anche digitali di quello che ci dicono i nostri nonni, perché adesso è facile finché ce li abbiamo qui dire, ma sì, tanto c'è tempo, magari sono anche cose che diamo per scontate, perché dici, ma sì, nonno chiama, che palle, ha chiamato il nonno. Sì. Poi però quando non puoi più ti manca. Ti manca. Non apprezziamo abbastanza i nostri nonni. Esatto, esatto. Caspita, questo momento sensibilità al massimo. Mia. Colpa mia, ragazzi. Vedete, la parte femminile ogni tanto esce. Mi è partito già il flashback del nonno, mi viene a prendere l'asilo, porta a casa, ha avuto un yoguretto, tutto tanto. No, io invece avevo mio nonno materno che tutte le sere specialmente nel periodo estivo, una fetta da mortadella tagliata grossa così, che pare una mattonea, e un tocco di formaggio, tutte sere, non so come che abbia fatto a non stufarsi, tutte sere ero andato là, perché io sì, a mezza mangiava, non so come che facesse, e mi mandava a casa questa salvietta con un tocco di mortadella grosso così, che era più grosso del tocco di formaggio, e ma solo qui al mangiava, infatti a mortadella mi sono in disgrazia, perché ero mangiata talmente tanta che... Poi ci sono delle parole che ogni tanto partono nel dialetto, che è difficile anche se uno lo parla magari nella quotidianità, ma parole del tipo che mi rimane impresso, il butiro. Che cos'è il butiro? Non so cosa sia. Questa non ho mai sentito neanche. Il butiro, mi ha messo già una carica di parole perché non sapevo, ma è il burro. Il burro, il burro. È il burro. Il burro. Beh, pensa che la prima volta che sono andato io a prendere il pane da solo, che sono io qua in piazza, e ero fuori, avrò avuto 14-15 anni, per volte che vai in giro in bici da solo, ho detto se vado a prendere il pane, ero tutto fiero, ho detto se vado dentro, come faccio a dire in italiano come serve 4 cioppa di pan, come stai a passare, insomma, arriva il mio turno e a Vardo che dico, mi dai 4 chioppe di pane, sta qua per fortuna che mi conoscea, e ho avuto, scusami, ho avuto 4 pani, e siamo avuto tutti, dico indietro, dammi 4 cioppe di pane, ho detto che fumo prima. Fantastico. 4 chioppe di pane. Sì, ci sono delle parole intraducibili. Sì, come freskin. Freskin. Il classico freskin. Moegea. È più facile l'inglese del dialetto per me, ragazzi. My father of yes. Mi pare di sì. Tornando. Tommaso, oggi non ci hai detto la chicca del giorno, però ne hai sparate tante. Sono queste. Manca solo, bene. Dai, dillo. Dai. Pig and out. Porco e fora. Vedo che è gonna sa, però, eh. Beh, ragazzi, abbiamo sforato ogni tempo massimo oggi, ma perché eravamo qui in chiacchiera, ci siamo divertiti un sacco. Probabilmente taglieremo il pezzo delle nonne, ma non importa. Ecco, non mi fatica per niente, Nicoletta. È il rischio che se sì. Ecco, lo sai, io mi... Chi sei che ha il cuore di andare in piazza dopo? A te che io mi parla poco. Porca miseria, te sai che con un difetto che con la lingua massa lunga. Sacramenti. Mio disegno a me Mario, sempre mi disegno. Ma che hai ragione? Infatti. Dai, Nicoletta, che sei udemo, che dopo dice vara queste domande educate che ne sei udagnaca. Finisco con l'ultima. What finger? We been... Cosa ha detto? Finim, saremo. Erco, can.
Bene, basta. Non, okay. Non ho capito, ragazzi, questa era troppo cringe. Questo è inglese. Devo scriverla perché. Weaving. What finger? Che dito? Cosa dito? Ah, what a finger. Te sarissi buon mondo a ring, ti dico. Questa era troppo, troppo, ragazzi, difficile. Con questa ignoranza vi lasciamo. Devo mettere su la pasta asciutta. Sì, dai, vai a casa. Sa. Tardi, sì, ti tacca il segreto. Porca miseria, aspetta un attimo. È ora andare in letto. Su. Ragazzi, tutti, alla prossima. Ciao, ciao. Ringraziamo Francesco Barutto. Grazie a voi.